Come già accaduto ieri, che avevo fatto delle foto per Instagram, poi mi piaceva troppo l'abbinamento parrucca vestito con cui avevo fatto le foto, anzi con l'occasione, se non l'avete viste vi lascio il link sotto del mio Instagram, così potete ammirare le mie foto. Così oggi ho fatto delle foto con il mio nuovo costumino, e che io vorrei di nuovo lanciare un appello a Calzedonia: fate una taglia in meno dei costumi, perché questa secondo me è una S, ma per le persone un pochino magre o comunque piccoline una XS non farebbe male. Comunque anche oggi mi piace troppo l'abbinamento costume capelli, e quindi girerò il video dei prodotti finiti così. E poi comunque, date le temperature di questo periodo, non mi sembra un abbigliamento così tanto sbagliato. Quindi iniziamo, e inizio da uno dei prodotti che più amo e che appunto avete visto già diverse volte nei miei video, ovvero la crema corpo di Rituals, e questo è The Ritual o Ying, ed è praticamente fatta con loto e jojoba, e c'è scritto "Escape the hectic peace of everyday life through deep relaxation and restful sleep". Mi piacciono troppo questi prodotti, sia per il packaging che al coperchio di legno, questo doppio strato di contenitore. Il profumo poi di questi prodotti è eccezionale, ma soprattutto hanno un forte potere idratante, unito però anche alla delicatezza della crema, che non è di quelle troppo pesanti, troppo unte, quindi prodotto top, che infatti ogni tanto compare nei miei video perché io lo finisco molto volentieri. Un prodotto che invece non è che mi abbia entusiasmata, ma avevo questo dubbio fin dall'inizio, è questo doccia schiuma di Kiotis, che dovrebbe essere comunque una linea collegata un po' ai crochet, perché me l'hanno regalata, ed è l'Aroma Source alla rosa e alla vaniglia, ed era appunto un doccia schiuma che era di questo rosino un po' perlato. E che dire, l'odore è alquanto dolciastro e anche a volte un po' forse stucchevole, forte, ma insomma non è che mi abbia colpita particolarmente, perché l'ho trovato un po' troppo chimico, un po' troppo finto, eccessivo, oserei dire. Per cui profumo di rosa sì, ok, vaniglia sì, ok, ma un po' meno, un po' più delicato. Poi su Amazon ho preso una confezione da 3 di questa schiuma per capelli, che poi vedendo qui il simbolo dovrebbe essere testa nera. È tutto scritto in tedesco, credo, comunque c'è anche l'italiano, però qui c'è appunto scritto Schwarzkopf, insomma, credo però sia testa nera, ed è il Got to Be Twisted, ed è una mousse per i ricci, e praticamente c'è scritto che dovrebbe essere anche anticrespo. Allora, qui addirittura sul tappo c'è scritto fino a 96 ore di anticrespo, ma chi è che non si lava i capelli per 4 giorni? Non lo so. Comunque, andiamo avanti. Ne ho presa una confezione ben da 3, essenzialmente perché mi aveva colpito il packaging, che è troppo carino, no? E poi perché era un prodotto che comunque qui non trovo, ma in realtà non è che mi faccia impazzire, perché ok, non è una mousse troppo forte che incolla e quindi ti lascia quel senso di appiccicaticcio, anzi lascia i capelli sì morbidi, però io avrei preferito una tenuta un po' più forte, perché già il giorno dopo comunque noto che i capelli sono già tutti separati, non ci sono più le ciocche, insomma. Avrei preferito una tenuta più forte, però ovviamente è a gusto mio, perché comunque il prodotto per sé è delicato,
e quindi non va a creare comunque quell'effetto parrucca o comunque ecco di capelli troppo appiccicaticci. Poi, altro prodotto finito è il leva smalto di Sephora all'estratto di pesca bianca, non vale niente. Allora, io in genere non compro mai prodotti Sephora perché non mi piacciono. Secondo me rispecchiano esattamente il rapporto qualità-prezzo che hanno, nel senso che costano poco ma valgono anche poco. E boh, questo l'ho trovato veramente un leva smalto troppo leggero che molto spesso non mi va a togliere lo strato di glitter che io amo mettere, come invece fanno altri, e bisogna quindi insistere un bel po', e quindi no, questo per me è bocciato, appunto proprio però in base alle mie esigenze. Poi ho terminato tutto il ciclo di cura dei capelli, questo della Bioscaline, che è l'attivatore ISFRP1, che era formato da due di questi flaconi che andavano applicati una volta a settimana sul cuoio capelluto massaggiando per rinfoltire i capelli, e già ve ne avevo parlato quando avevo finito il primo e secondo me ha funzionato. Io ho notato veramente dopo poco tempo un miglioramento bello intenso della forza e dei capelli, e che mi cadevano molto meno rispetto all'inizio in cui ho iniziato appunto ad applicare questo. Quindi secondo me ha funzionato, nonostante sia un prodotto un po' costoso, però ha funzionato. Poi devo buttare questo applicatore per gli autoabbronzanti di Vita Liberata, perché come vedete è tutto completamente rotto, ma essenzialmente perché fanno questi prodotti in questo modo che inevitabilmente dopo poco si rovinano, perché comunque durante l'applicazione si fa molta forza qui, quindi sono proprio concepiti male secondo me. Io adoro comunque l'autoabbronzante in estate perché appunto mi evita l'impiccio di espormi al sole, che io non amo, però mi dà comunque un colorito un po' normale. E utilizzavo questi di Vita Liberata, che però ultimamente non ho più trovato da un paio d'anni così, e quindi adesso ne sto usando un altro che ho quasi finito, quindi ve ne parlerò probabilmente nei prossimi video dei prodotti finiti, comunque prodotto da buttare, ma comunque un po' mi è durato, insomma non è che proprio si è rotto subito. Poi devo buttare il Bepanthenol tanto odiato per la cura dei tatuaggi, anche perché questo è scaduto essenzialmente a marzo del 2020, e quindi in occasione del nuovo tatuaggio che ho fatto, niente, l'avevo preso, proprio l'ho detto ieri, dal tatuatore il nuovo prodotto, e questo è veramente orrendo perché è colla. Cioè, se considerate che il terzo ingrediente è la paraffina liquida, poi c'è il petrolatum, insomma, no, assolutamente, all'ultimo c'è anche addirittura un alcol, e quindi io odio questo prodotto e finalmente lo butto. Mai più Bepanthenol sulla pelle per curare i tatuaggi, tutto quell'unto veramente è orrendo e eccessivo. Poi questo è il balsamo che si applica sui capelli dopo averli colorati con le tinte di della Garnier, e io ho diciamo applicato sulla ricrescita, che era di un marrone orrendo, un mogano, solo che ora ho i capelli sotto neri, perché il nero comunque non parte, e qui un po' rossicci, non è che ho fatto un bel lavoro, perché nella mia ignoranza io pensavo di colorare anche il nero, ma essenzialmente il nero no, non si è colorato, e credo che presto dovrò tornare dal parrucchiere a sistemare la situazione facendo una bella decolorazione e un colore unico. Fatto sta che comunque mi trovo bene al di là dei risultati con queste tinte della Garnier, perché trovo che siano veramente nutrienti per i capelli, perché contengono comunque degli oli, sono poco chimiche, infatti neanche puzzano particolarmente, e io i capelli li sento visibilmente morbidi per diverso tempo dopo queste tinte,
Quindi queste mi piacciono. Poi, questo che cos'è? Ah sì, è un gel della Deva Curl Light Defining Gel. È una tenuta bassa per definire appunto i ricci, eccetera. E ok, questo l'avevo preso perché mi incuriosiva un po' il packaging, che non è il classico packaging del gel. Insomma, è un gel per capelli, quindi io ci definisco giusto appunto qualche riccio qui davanti. Un gel, ok, fa il suo dovere, insomma, non è che io abbia queste grandi pretese. Poi ho terminato questo detergente intimo della Shili, questo è appunto quello dedicato, quello rosa, a pH 5. Io con questo ci andavo a lavare anche i tatuaggi, per tutto il tempo in cui devo applicare comunque la crema, mi si devono guarire, io applico sempre per lavarli il detergente intimo, e ho fatto con questo lo stesso trattamento anche al tatuaggio questo, e niente, ottimo prodotto, delicato. Ok, poi abbiamo il siero di The Ordinary. Questo non è il siero, è il contorno occhi ed è alla caffeina più uova. E questo c'è scritto che riduce le occhiaie e anche la colorazione e il gonfiore. Allora, il packaging di questa marca a me non è che faccia proprio impazzire particolarmente, perché mi sembra una medicina e essenzialmente attorno agli altri magari un po' più carini di prodotti questo un po' sfigura, però a parte il packaging, ma io non è che abbia grandi problemi di occhiaie particolarmente pronunciate, quindi che dire, sì, mi è piaciuto, ma insomma, non avendo grandi problemi non ho riscontrato questi grandi risultati, e comunque devo dire che c'era il packaging un po' fallato, quindi infatti come vedete non si chiudeva benissimo e quindi rimaneva un po' questo prodotto qui a me, questa cosa dei packaging che non si chiudono, che non mi fa impazzire, quindi non vedevo l'ora di finirlo un po' per questo, e perché era un problema anche trasportarlo, perché io a volte mi sposto e avevo sempre paura che comunque si perdesse il prodotto, quindi lo mettevo sempre in modo abbastanza attento, insomma, nello zaino. E, però insomma sì, prodotto sì, buono, ma insomma, ripeto, non avendo grandi problemi non è che possa millantare tutti questi grandi risultati. Comunque, diciamo, non me le ha accentuate. Poi ho finito anche un'altra crema per il corpo, qui si sta crollando tutto, di Rituals, che è il Ritual di Sakura. Il mio preferito, visto appunto anche il tatuaggio con i ciliegi. E questo è all'olio di riso, al latte di riso e ai petali di ciliegio, cherry blossom. Niente, questo è il mio preferito, a parte il packaging bianco, bello elegante. Profumo top, e qui ci dice: in Japan, the annual flowering of Sakura has been celebrated for centuries and symbolizes the beauty of life. Make each day feel like a new beginning. Ok, in tema con il mio tatuaggio, prodotto top, 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 top. E niente, prossimo ordine farò di nuovo incetta di prodotti The Rituals, li adoro, anche perché hanno questo ottimo rapporto di prezzo e qualità, perché costano poco, però sono ottimi. Altro balsamo finito, questo era di quella tinta nera, e quindi vabbè, me ne ho già parlato. Poi, lui, ho terminato, credo, il fondotinta più bello che io abbia mai avuto, a mio parere, che è questo di Kat Von D, ed è bellissimo, ha addirittura un teschietto qui, cioè questo packaging così gotico a me fa impazzire, ma guardate la bellezza anche qui della V, cioè
È troppo bello, sembra veramente un, che ne so, uno specchio di quelli gotici con la cornice, cioè è bellissimo. Io adesso questo infatti non lo butto, lo tengo lì da qualche parte in esposizione perché è troppo troppo bello. E questo praticamente si applicava, si doveva sciogliere, si applicava premendo qui ai lati molto semplicemente e fuoriusciva la quantità desiderata. L'unica cosa che ho sbagliato è il colore, perché io quando prendo i fondotinta tendo a prendere sempre la colorazione più chiara disponibile, così non sbaglio. E io però qui ho preso il light 002, ma era veramente bianco. Questo forse un po' ho sbagliato, era troppo troppo bianco, quindi non era adatto nemmeno a me questo colore, quindi figuriamoci alle persone normali. Però a parte colore sbagliato, ottimo, ma anche proprio la texture, era molto leggero come prodotto, non si sentiva sulla pelle, ottimo, mi è piaciuto tanto. E poi ecco, ho adorato il packaging, e tra l'altro bastava veramente poco prodotto per tutto il viso. Poi ho terminato il Maybelline False Whimpern Volume e qualcos'altro, mascara che non si legge, e falsies. Allora, io questo lo applicavo essenzialmente come top coat sul mascara, e vabbè, scovolino è di quelli un po' incurvati, sì, insomma dava quell'effetto in più pumping alle ciglia, quindi per quello che costa sì, si può usare come top coat. E poi butto, perché comunque ormai completamente secchi, e come vedete anche questi sono prodotti che non si sono mai chiusi bene, e questa cosa mi fa impazzire. Allora, questi erano degli eyeliner, il Super Sleek Liquid Eyeliner di Rihanna, che erano usciti con The MAC, ed erano il color perla e questo color oro, diciamo. Allora, di per sé questo qui è Cottiness e quest'altro è Peaches Persuasion. Di per sé l'effetto era anche bello, perché sono perlati e quindi davano questo effetto luminoso, facendo appunto una riga anche sopra l'eyeliner, insomma erano carini. Però il fatto che non si chiudessero perfettamente fin dall'inizio, come vedete, a me sinceramente lascia molto a desiderare. Ora io non ricordo esattamente quanto li ho pagati, ma sicuramente non poco, e quindi niente, li butto perché essenzialmente si sono seccati. E li ho usati, sì, però insomma sicuramente dentro ce n'è ancora di prodotto, che però ovviamente non si può più usare. E prodotto che mi ha veramente delusa, proprio per questo fatto del packaging, perché non si può vedere che dopo qualche apertura il prodotto non si chiude, delusissima. Ultimo prodotto finito è una matita per le labbra, sempre di MAC. Ora ovviamente non so dirvi il colore perché nel nome, perché è tutta finita, proprio consumata, ed era comunque un nude marroncino classico. Allora, questa matita, in generale le matite MAC mi piacciono per le labbra proprio perché sono molto morbide e si riescono anche bene a sfumare sulle labbra prima di applicare il rossetto, e quindi sì, tutte quelle che ho mi piacciono proprio per questo motivo. E questa comunque era quella proprio classica nude, da mettere appunto sotto ai rossetti nude, e quindi ottimo prodotto. Finiti, i prodotti finiti sono finiti. E niente, fatemi sapere come al solito se avete delle domande su qualche prodotto. Se vi piace il mio nuovo costumino tutto bello, sbrilluccicante, io lo adoro, bellissimo, l'ho comprato a Riva del Garda da Calzedonia, e niente, mi piace tantissimo. Nonostante io odi il mare, non ci vada spesso, però il costume mi piace. E quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram, perché oggi posterò ben 3 foto con questo costumino nuovo. E niente, trovate ovviamente il link sotto, iscrivetevi se vi va, fatemi domande su qualche prodotto se avete qualche curiosità, e noi ovviamente ci vediamo al prossimo video, e ciao!